Allora, negli schemi di convertitore analogico digitale abbiamo introdotto degli scatolotti che abbiamo chiamato convertitore digitale analogico, che prevedevano in ingresso dei bit e in uscita una grandezza analogica. In realtà non ho evidenziato in quegli schemi il fatto che per passare dal mondo digitale, per ritornare al mondo analogico, mi serve un valore analogico rispetto a confrontare. Vi faccio vedere due possibili schemi che sono poi quelli che trovate poi nelle pratiche applicative di convertitore digitale analogico. In particolare vediamo il convertitore a resistenze pesate e il convertitore R2R. Quello a resistenze pesate utilizza di fatto uno schema tipo sommatore. Allora abbiamo la tensione di riferimento. È una serie di resistenze messe parallelo. Dove queste resistenze hanno tutte dei valori multipli di R. Questo ha un valore 2R, questo ha un valore 2 al quadrato R, questo ha un valore 2 alla terza R e l'ultimo ha valore 2 alla n R. Vediamo un attimino cosa per questo si chiama resistenze pesate, perché queste resistenze hanno ognuno un peso diverso. In realtà quelle che vengono pesate sono di fatto le correnti. Perché? Immaginiamo sia chiuso. Allora, questi interruttori sono quelli pilotati dai bit che rappresentano l'ingresso di questo convertitore. In particolare, l'interruttore è chiuso se il bit è pari a 1 e aperto se il bit è pari a 0. Cosa succede se io ho in ingresso una parola 1 e poi tutti 0? È chiuso solo il primo interruttore. Quindi vuol dire che la corrente I di ingresso a questo circuito è pari a V con R diviso 2R. Cosa fa una corrente quando arriva all'ingresso di un circuito operazionale? E questo è un circuito che ha una resistenza d'ingresso che può essere considerata infinita. Quindi la corrente arriva qui e va sopra. Quindi la tensione Vout non è nient'altro che quella che ho chiamato I in per R. In realtà c'è anche un segno meno, perché questo è proprio il motivo per cui questo dispositivo prende il nome di configurazione invertente, ma il segno ce lo porta loro. I in diviso R per R, quindi viene VR diviso 2R per R. Ecco che la tensione in uscita, quando ho una parola in cui è alto solo il primo bit, è pari proprio alla metà del fullo scala, che era proprio quello che avevamo visto quando facciamo col volmetro approssimazioni successive, alzavamo il bit più significativo e ci trovavamo proprio a metà del fondo scala. Cosa succede se chiudo anche il secondo bit? Cioè se ho una parola 1 1 e tutti zeri. E la corrente in ingresso è la somma di due contributi, V con R diviso 2R più V con R diviso 2 al quadrato R. Ovvero V con R diviso R e moltiplica un mezzo più un quarto. Senza, quando vado in Vout, la R si semplifica, viene V con R e moltiplica un mezzo più un quarto. Senza tirarla troppo per le lunghe, la tensione di uscita di questo convertitore
è pari a V con R per la sommatoria di D con I diviso 2 alla I. Dove D con I è il valore del bit. Quindi bit 1 c'ho il contributo un mezzo, bit 2 il contributo un quarto, bit 3 il contributo un terzo e così via. Qual è la delicatezza di questo convertitore? Intanto avere tanti resistori, dual line resistori, tutti diversi. Se avevo detto prima che era complicato fare 256 resistori tutti uguali, qua fare 256 resistori tutti diversi è ancora più complicato. Tra l'altro sono diversi come valore e sono diversi come precisione. Quale, secondo voi, è il resistore che devo fare più preciso e quale, viceversa, lo posso fare anche più scadente? Allora, il primo, quello col peso maggiore, deve essere più preciso. Perché? Perché dà un contributo di corrente all'uscita più rilevante. Se questo avesse un errore, immaginiamo che questo fa passare un milliampere. Questo di sotto fa passare un microampere. Se questo, quando deve far passare un milliampere, fa passare 1,002 milliampere, copre la presenza dell'altro bit, cioè può essere letta come una chiusura di un altro bit, o piuttosto può compensare, se questo anziché essere un milliampere è un po' meno di un milliampere, non mi accorgo di avere chiuso questo. Quindi il pasticcio del convertitore a resistenze pesate che servono tante resistenze, tutte diverse e tutte con precisione diversa. Vediamo il convertitore R2R che, come dice il nome, ha tutte resistenze che o valgono R o valgono 2R. Teniamo presente che le resistenze 2R posso farle pure con due resistenze pari ad R. Quindi diciamo che usa tutte le resistenze sostanzialmente uguali. In questo caso però possiamo avere soltanto un bit 1 in cascata. Cioè non li possiamo avere spazio. No. Qualunque codice, tu puoi avere questo aperto, questo chiuso, questo aperto, questo chiuso. Qualunque D con I può essere pari a 0, interruttore aperto, o un interruttore chiuso. E ottenere uno qualunque dei valori possibili per gli N bit a disposizione. Vediamo un attimo. Qual è il circuito che ci consente di realizzare la tecnica R2R? La tecnica precedente è la R pesata, giusto, professore? Resistenze pesate, sì. Resistenze pesate, ok, perfetto, grazie mille. Allora, vediamo un attimino come ho fatto questo disegno. Vedete, ho disegnato una serie di interruttori che sono poi i bit di ingresso al mio dispositivo. Poi ho disegnato tutte le resistenze R in questi lati superiori,
tranne quest'ultima che fa eccezione, che è 2R, e tutte le resistenze 2R per i lati che scendono. Allora, cerchiamo di capire un attimo, per capire che corrente eroga questo dispositivo, vediamo qual è la resistenza equivalente vista a questo, in questa sezione. Partiamo dall'estremo destro. Qui ho 2R in parallelo con 2R. Direte voi perché sono in parallelo. Allora, se l'interruttore sta in posizione 0, sono in parallelo, massa e massa, 2R in parallelo con 2R. Se l'interruttore è in posizione 1, questo posizione 1 è l'ingresso dell'operazionale. Un'altra proprietà magica di questi amplificatori operazionali è che, oltre ad avere resistenza d'ingresso infinita, hanno, proprio perché hanno resistenza d'ingresso infinita, hanno differenza di potenziale nulla tra i due morsetti d'ingresso. Tant'è vero che questo ingresso prende il nome di massa virtuale, ovvero è a potenziale zero pur senza collegamento diretto. Quindi sto dicendo che sia se sto in zero, sia se sto in uno, questo potenziale è comunque potenziale zero. Quindi questa 2R in parallelo con 2R. 2R in parallelo con 2R fa F. R in serie con R fa 2R. 2R in parallelo con 2R fa R. E così via. 2R in parallelo con 2R fa R. Quindi tutta questa resistenza equivalente è pari ad R. Quindi la corrente iniziale, IR, vale V con R diviso R. Cosa succede se io ho aperto solo, ho messo ad uno solo il primo bit? Facciamo la stessa esemplificazione di prima. Vedete cosa succede quando la corrente arriva a questi nodi? Si trova 2R e 2R. Quindi ogni volta qui andrà I con R mezzi, qui andrà I con R diviso 2 al quadrato. Qui andrà I con R diviso 2 alla N. Vedete, prima io pesavo le correnti tramite resistenze di valore diverso. Qui peso le correnti avendo messo gli oggetti non in parallelo ma in cascata uno dopo l'altro. Perché qua diventa un mezzo, quindi qua va un quarto e un quarto, un ottavo e così. Allora, vi dicevo, immaginiamo che è chiuso solo il primo interruttore. Vuol dire che va qui all'ingresso dell'operazionale I con R mezzi. Quindi va all'ingresso dell'operazionale la I in, di cui che parlavo prima, e V con R diviso 2R. La V out sarà I in per R, ovvero V con R mezzi. Signori, è come me. Ok? Alla fine anche questa architettura ci consente di ottenere una tensione di uscita che è pari alla V con R con dei contributi che sono un mezzo, un quarto, un ottavo a seconda dei valori dei bit. Allora, tutte le volte che vi vengono presentate due soluzioni per lo stesso lavoro, dobbiamo domandarci chi sia meglio e chi sia peggio. Allora, questa sicuramente consente precisioni più elevate, perché non ho il problema che vi ho raccontato prima, non ho la necessità di avere 2 alla N resistori, tutti diversi e tutti di precisioni diverse. Però costa di più. Perché costa di più? Allora, c'è il doppio dei resistori. Quello di prima aveva 2 alla n resistori, questo ne ha, per ogni snodo ne ha 2. Ha una resistenza R e una resistenza 2. Ma soprattutto,
questo circuito ha un maggior consumo. Che vuol dire? Vicon R che cos'è? Un alimentatore, una pila. Allora, in quello precedente, se voi davate in ingresso al DA tutti zeri, tutti gli interruttori erano aperti e non passava nessuna corrente. Qui la corrente o va all'uscita o la buttate a terra, ma lui sta sempre a erogare. Cioè lui non ha una fase, lasciate stare che magari si trovano le tecniche di silenziamento per cui tu qua metti un altro interruttore che blocca tutto, però nel funzionamento normale lui consuma Icon R per tutto il periodo di funzionamento. In quell'altro utilizzi solo la liquida di corrente che ti viene richiesta dalla particolare configurazione. Quindi diciamo, questo è più preciso ma più costoso, quell'altro è meno preciso ma più economico, come diciamo spesso succede nelle applicazioni reali. E con questo ho realmente finito per oggi. Ero preoccupato di non riuscire a chiudere questa parte oggi perché e quindi ho corso forse un po' troppo. Bella.